I paesi del sud globale hanno bisogno di miliardi di euro di investimenti in infrastrutture e l'Unione Europea sembra pronta ad accontentarli per migliorare la cooperazione e rifornirsi di materie prime ed energia pulita. Questo è il senso dell'incontro tenutosi a Bruxelles sul Global Gateway, il programma lanciato 2 anni fa dalla Commissione Europea con un budget da 300 miliardi di euro complessivi. Denaro che verrà offerto a condizioni accettabili per i paesi destinatari degli investimenti. Global Gateway is about giving choices to countries, better choices. Because for many countries around the world, investment options are not only limited, but they all come with a lot of small print and sometimes with a very high price. Sometimes it is the environment that pays the price. Sometimes it is workers who are stripped of their rights. Sometimes foreign workers are brought in. And sometimes national sovereignty is compromised. Ma i soldi stanziati dall'Unione, 300 miliardi entro il 2027, tra cui 135 generati dal settore privato, sono circa un terzo dei 1.000 miliardi di dollari investiti negli ultimi 10 anni dalla Cina nella Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta. A Bruxelles sono stati firmati diversi accordi di investimento con paesi africani e asiatici, tra questi il Bangladesh, che riceverà 45 milioni di euro di sovvenzioni e 350 milioni di prestiti dalla Banca Europea per gli investimenti. Lo Stato dell'Asia meridionale manterrà comunque il suo coinvolgimento nell'iniziativa cinese e valuterà ogni investimento caso per caso. For our development, anybody come forward. We always judge that any project or any assistance we receive, actually we take loan and then we repay the bill with interest. So for our development, we try to avail every, you know, things which will be beneficial for our country. Digitale, energia e clima, trasporti, salute e istruzione sono i 5 settori prioritari di investimento del Global Gateway, che serve anche ad assicurare l'accesso europeo alle materie prime critiche necessarie per la transizione ecologica. Critics say that the Global Gateway has to evolve a lot for the EU to have a more geopolitical influence in the world. And the reality is that 18 member states of the EU have signed in the past contracts with the Chinese initiative. And many big companies in the EU have also Chinese investment. Isabel Marques da Silva, Euronews, in Brussels.